Ehi là, benvenuti, bentornati in questo nuovo video e oggi andiamo avanti con la saga di Pollen. Siamo al primo speciale di questa saga, Pollen in Love. Vi ricordo che questi video sono basati sui miei punti che ho preso quando ho letto questi libri nel 2017 e non ho intenzione di riaprirli mai più nella vita. Quindi, se c'è qualche errore, prendetevela con una persona che è vissuta anni fa, grazie, e nel caso, ovviamente, ditemi che cosa ho sbagliato. Prima di cominciare, andate a guardare il link qui sotto, iscrivetevi al canale, andate a seguirmi su Instagram e se volete acquistare qualche libro, che sia di questa saga o di altre, o altri libri in generale, andate a usare i miei link di affiliazione. Possiamo quindi partire. Fallen in Love è il primo dei due speciali scritto da Lauren Kate per completare in modo assolutamente inutile questa saga. Si sente il rumore del robottino in sottofondo, perfetto. È stato pubblicato nel 2012 e si colloca teoricamente tra Rapture e Passion, tra Passion e Rapture, ovvero il terzo e il quarto libro. Io, nella mia totale fiducia nell'umanità, credevo si trattasse di quattro storie separate, ambientate in epoche diverse, che andavano ad approfondire una parte di vita, un evento particolare della vita di uno dei personaggi secondari, così da farci capire come mai agisse come l'abbiamo visto fino a quel momento. Invece no, si tratta di quattro storie che però in realtà sono state divise per l'anima del gatto. Ognuna vede come protagonista un personaggio diverso, abbiamo in ordine Shelby e Miles, l'amica rompicoglioni di Lucinda e il tizio che ci provava con Lucinda a scuola, poi Roland e Ariane, e l'ultimo capitolo che vede come protagonisti Lucinda e Daniel, come se altri quattro libri non fossero stati sufficienti. E la storia che vediamo è un solo arco narrativo che ha luogo nel Medioevo e ha in tutte le storie in realtà al centro la storia di Lucinda e Daniel, che appunto abbiamo appena visto, non bene di più. Partiamo con la prima storia che vede come protagonisti Shelby e Miles e che viene intitolata L'amore dove meno te l'aspetti. E già qua abbiamo uno spoiler grosso come una casa, direi. Comunque, Shelby e Miles erano arrivati a Gerusalemme seguendo Cosina, seguendo Lucinda, ed erano stati spediti dentro l'annunziatore da Daniel affinché tornassero a casa, non si sa per quale motivo. Invece che arrivare nella loro epoca, si sono fermati nel Medioevo. Shelby vorrebbe che Miles aprisse un altro annunziatore, ma scopriamo che il potere di Miles è inutile. Infatti, Shelby e Miles sono ibridi tra angeli e umani e quindi hanno dei poteri. Sono nefili, tra l'altro, vabbè. Hanno dei poteri particolari e quello di Miles sarebbe la possibilità di aprire degli annunziatori. Scopriamo che non può aprire niente a meno che non ci sia un angelo nelle vicinanze. Che dire, che uomo, che personaggio utile all'umanità. Fatto sta che a Miles è rincoglionito e gli cade il cappello per strada proprio mentre sta arrivando un uomo su un carro. Quindi loro si nascondono, ma Shelby vede che Miles tiene particolarmente a quel cappello. Non riescono, non fanno in tempo ad andare a prenderlo perché l'uomo lo nota e se lo intasca. Tralasciamo il fatto che rischiavano di incasinare la storia perché c'è uno che trova un cappello del XXI secolo a metà del Medioevo, ma comunque facciamo finta di niente, andiamo avanti. Visto che Miles ci tiene al suo cappello, seguono il carro fino in paese. L'uomo è sceso dal carro, però ha lasciato lì sopra, a quanto pare, tutti i vestiti, cose varie, ma non il cappello, e Miles e Shelby rubano i vestiti per travestirsi. Poi c'è una scenetta del cazzo in cui c'è Miles che scioglie i capelli di Shelby, lei va già in brodo di giuggiole, peccato che sembra che Miles la noti soltanto perché sia tipo l'unica
l'unico essere femminile nell'arco di chilometri. Se ci fosse stata Lucinda, forse avrebbe guardato lei. Ma facciamo finta che questa cosa non sia triste. E nella scena successiva Miles le porge la mano come un cavaliere e lei l'accetta. Va bene. Vedono che nella cittadina si sta preparando una qualche festa e scoprono che è la festa di San Valentino. Da una dama dell'epoca scoprono che le donne, che secondo l'usanza, le donne scrivono il loro nome su una pergamena e la mettono in un calderone. Durante la festa gli uomini estrarranno il nome della propria dama. Praticamente un incontro di scambisti. Shelby vede Lucinda e si rende conto che deve essere la Lucinda dell'epoca e vede che è triste e sconsolata. E quindi che cosa fa? La ignora e pensa come tornare nella propria epoca? Assolutamente no, va da lei per cercare di rallegrarla e scoprono che Lucinda è triste perché in quell'epoca ha già incontrato Daniel, ma lei si è finta una nobildonna visto che lui è un cavaliere, ma lui l'ha scoperta e adesso non se la caga più. Shelby lo sa però che lui la sta evitando non per le sue origini, ma perché non vuole farla bruciare viva a rogo. Ma Shelby e Miles sanno anche che tanto Lucinda e Daniel si devono assolutamente incontrare, per cui insistono affinché lei si dichiari a lui e ovviamente si mettono in mezzo per farli incontrare, quindi si mettono sulle tracce di Daniel, ma invece incappano in un altro cavaliere, ovvero Roland. Roland che però non è il Roland di quell'epoca, ma è il Roland del presente. Perché qua si fanno tutti gli affaracci loro invece che effettivamente cercare la Lucinda del presente, non si capisce. Fatto sta che Roland vorrebbe rimandarli indietro nel presente, ma loro insistono perché diano una mano a Lucinda e a Daniel, che poi voglio dire, ma hanno bisogno della vostra mano, lo sapete che sono predestinati per incontrarsi e morire male, lasciateli fare. Vabbè. Fatto sta che Roland viene spedito a cercare Daniel. Nel frattempo, invece, Shelby e Miles si sono divisi per comprarsi regali per la festa. E sulla strada incontra il signore con il cappello, scambia la sua cuffietta con il cappello, convincendo il signore, tra l'altro, che sul cappello ci fosse il simbolo del demonio che lei l'avrebbe bruciato, non importa. Fatto sta che quella sera alla festa anche Miles e Shelby si scambiano i regali. Miles aveva preso dei guanti per Shelby, abbinati alla cuffietta che aveva, che io voglio dire, è una cuffietta che avete rubato, ma gli compri anche i guanti abbinati, ma comprigli qualcosa di più significativo che può portarsi nel presente. Vabbè, fatto sta che i due durante la festa si dichiarano, vissero felici e contenti, come abbiamo visto nell'epilogo dell'ultimo libro, hanno anche figliato e quant'altro. Barazzante. E veniamo al secondo racconto che vede come protagonista Roland e che si chiama Lezioni d'amore. Roland quindi sta galoppando alla ricerca di Daniel e si capisce che sta evitando determinati pensieri. Quali sono questi pensieri? Sempre quello, sono fissati anche qua. Sulla strada per trovare Daniel dovrebbe passare per un castello che però all'inizio decide di evitare, poi torna indietro, ci va, dove abita la sua amata, una donna con cui aveva avuto una storia anni prima. E che però aveva lasciato. Alla fine va in quel castello, va nel giardino del palazzo, però dice che non si può togliere l'armatura perché il signore non ammette che i mori, perché lui è di colore, combattano per lui, quindi si deve tenere l'armatura. Si arrampica sul muretto, boh, tipo Romeo e Giulietta. Comunque vede alla finestra una ragazza, però non è la sua amata, ma sua sorella, vabbè, così colà. Alla fine scivola come una pera cotta e mentre scivola gli viene in mente gli incontri suoi di questa dama nel fienile dove lui le dedicava pessimi versi e lei lo stuzzicava tirandolo a sé, insegnandogli a baciare. E dopodiché Roland si ricorda che quei consigli li ha usati anche in futuro per altre donne. Bello, complimenti. Però non aveva mai provato questi sentimenti così forti e duraturi per nessun'altra. Certo, va bene. Vai a fare il paraculo con qualcun altro.
In ogni caso, 5 anni prima Roland era andato a chiedere consiglio a Cam. Cam, a quanto pare, si era rintanato per una cosa come 1000 anni su un'isola deserta della Nuova Zelanda, praticamente che ancora non era stata scoperta, a leccarsi le ferite per la sua storia d'amore, quella che abbiamo visto in Passion, direi. Cam, ovviamente, cosa vuoi che gli dica? Ha appena subito una batosta, infatti gli dice che è impossibile una storia d'amore con una mortale perché la renderebbe infelice. Lei invecchierebbe, lui no, e alla fine Roland si convince a lasciarla, ma in questo 5 anni prima. In quel momento invece ci ripensa in pratica, perché è una sveltina, non si rifiuta mai, e però Roland vede dalla finestra la donna che aveva amato con in braccio un pargolo che sta cullando. Mentre parla con un uomo, si suppone suo marito, e lo prega di non andare in guerra. Roland vuole fare la brava persona e quindi raggiunge l'uomo nelle scuderie e cerca di convincerlo a sostituirlo nella crociata. L'uomo ovviamente gli dice: ma che cavolo sei, vai a fare quel cacchio che vuoi da un'altra parte. E Roland invece insiste per battersi con lui. Se l'avesse sconfitto, avrebbe preso il suo posto. Ovviamente Roland lo sconfigge, ma tanto poi continua a farsi il cazzo che vuole, perché questo è il Roland del futuro, il Roland del passato chissà dov'è, quindi, cioè, che cazzo, cosa serve sta roba? Vabbè, se ne va e sulla strada incontra Ariane, che suppongo sia l'Ariane, sì, è l'Ariane del passato. E Roland si ricorda che era stata proprio lei ad andare a dire ai cavalieri che avrebbero potuto partecipare alla festa quella sera. Io sinceramente non ho capito, non importa. Quindi questa Ariane l'aveva già detto a Daniel che doveva andare alla festa quella sera. Ma quindi mica, ma che non è servito a niente. Quello che hanno fatto Shelby e Roland del presente non è servito a niente perché le cose erano già andate così nel passato, quindi stai solo rischiando di fare casino. Ma va bene. Ariane ha un lato del corpo bruciato e si ricorda delle cicatrici che aveva visto nel presente, ma non aveva mai saputo come se le era fatte. Quando gli chiede spiegazioni, Arianna dice soltanto che l'amore è un inferno. Ed è così che passiamo alla parte di Ariane che si chiama Amore bruciante, perché le battute qua si sprecano. Che cosa sta facendo l'Ariane dell'epoca? Si era fatta assumere in una fattoria poco lontano da dove abitavano Lucinda e Daniel. Anche lei ovviamente è innamorata, perché vuoi che manchi qualcuno? No. Ma di chi è innamorata? Di Tess, un demone, che però dice che è la sua anima gemella, ma le due non si possono vedere a meno che Lucifero non è tipo distratto, che cosa vuol dire? Vabbè. Perché Tess è uno dei demoni marchiati da Lucifero, quindi deve fare quello che vuole lui. Quindi si vedevano di nascosto finché Tess non le dice che Lucifero le ha scoperte e le ha dato un ultimatum, quindi o non si vedono mai più, oppure Ariane si deve unire ai ranghi dei demoni che stanno dalla parte di Lucifero. Ariane non vuole accettare perché appunto crede che Lucifero lo faccia soltanto per avere anche lei dalla sua parte, non perché crede nel loro amore, e io direi che è una cosa ovvia e scontata, grazie al fatto sta che Tess si arrabbia, le due si danno contro, si attaccano, poi si baciano, poi Ariane dice che deve rimanere con Daniel. E Tess gli dice che è tutta colpa di Daniel se sono caduti, quando non è vero. Vabbè, fatto sta che Ariane affronta la discussione prendendo e volando via. E ci viene raccontato il momento in cui si erano trovate. Quando si erano incontrate e innamorate per la prima volta, nessuna delle due si era schierata. Ariane, dopo un po', decide di schierarsi dalla parte di Dio, di Daniel, non si capisce un cazzo, e quando va a mostrare le sue ali candide e bianche a Tess, scopre che anche Tess si era schierata e che le sue ali però erano d'oro, quindi come i demoni. Ma io voglio dire, ma se siete anime gemelle, chiacchierare un attimo e chiedersi che cosa fare della vita?
Invece no, devono fare le drama queen. Nel periodo in cui Cam avrebbe dovuto sposarsi, le due erano state rifatte incontrare, poi sono andate avanti per secoli a tira e molla, litigi vari. Bene. È scappata via, poi torna e scopre che a testa deve essere successo qualcosa, perché vede del sangue, segue le tracce di sangue e trova Tess che sta cercando di tagliarsi le ali con una stella saetta. Cerca di aiutarla, però il sangue di demone brucia gli angeli. Così si brucia praticamente tutta la parte sinistra del corpo e di nuovo vola via perché capisce che non possono stare insieme, perché non funzionerà mai. Cazzate, perché se Daniel e Lucinda fanno il cavolo che vogliono, fatelo anche voi, no? E passiamo all'ultima parte di questa tragedia. Amore senza fine, che è il San Valentino di Lucinda e Daniel. Quindi, Lucinda arriva nel Medioevo inglese. Non si capisce. Vabbè. Insieme a Bill, che poi si scopre essere Lucifero. Bill in quell'epoca ce l'ha con Daniel perché dice che è un cavaliere pieno di sé. Lucinda comunque non vuole saperne, non gli frega niente, vuole solo indagare per scoprire come fare a spezzare la maledizione. Ma Bill invece le dice che quello sarà l'ultimo San Valentino che lei e Daniel avrebbero potuto passare insieme. Ma ripeto, ma che mi frega? Invece Lucinda si fa convincere a festeggiarlo, insomma, a cercare Daniel, vissero felici e contenti. Trova la Lucinda di quell'epoca e si unisce a lei, si fonde e sente che è depressa perché appunto Daniel non la caga, lei pensa che Daniel non la caghi perché è di basso rango e quant'altro. Fatto sta, vabbè, si prepara alla festa con le sorelle della Lucinda dell'epoca e poi gli viene consegnato un pacchetto che sembra scritto con una Bic, ottimo così, e che è un bigliettino di Daniel che poi però credo sia stato scritto da Shelby comunque, che le chiede di vedersi alla sera con la festa, va bene. Durante quella festa bacia. Durante quella festa balla con un personaggio misterioso che però riconosce essere Cam dagli occhi verdi, poi si scambiano le coppie, vabbè, ve l'ho detto che come funzionava a quanto pare, e si trova a ballare con Daniel. Lucinda cerca di ficcargli la lingua in bocca, ma Daniel la allontana dalla folla e se ne stanno un po' per conto loro. Quando si baciano, Lucinda pensa che stia per prendere fuoco, però invece poi si accorge che è solo l'amore per Daniel. Quindi chi non ha mai scambiato un po' di vampate per un vero e proprio incendio nella vita? E quindi niente, Lucinda si promette che quello non potrà essere il loro ultimo San Valentino, che devono trovare un modo e bla bla bla. Vabbè, fatto sta che siamo, grazie a Dio, arrivati all'epilogo di questa cosa inutile. In cui praticamente Arianna vorrebbe andare a richiamare Lucinda e Daniel, mentre Roland gli dice di lasciargli un attimo di intimità. Io continuo a chiedermi: ma perché c'è stato bisogno di fare un libro speciale quando non mi hai dato praticamente nessuna informazione in più rispetto ai libri precedenti? E avrebbero potuto inserire questa minchiata inserendo non semplicemente un centinaio, ma neanche una ventina di pagine in più nel libro principale, che tanto voglio dire, sono 400 pagine, da 400 a 420 non cambiava niente. Quindi, con questi racconti inutili di San Valentino, noi vi salutiamo. Sì, sei felice tu? Sta facendo le fusa comunque, anche se non sembra. Vi ricordo di andare a seguirmi sugli altri social, di mettere un mi piace al video se ancora non l'avete fatto, di seguirmi e andare a recuperare gli altri. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!